L'uragano Apollo si è fatto avvertire soprattutto nella provincia siracusana, rimane alta l'attenzione nel catanese mentre ad Acireale in preallerta è sopraggiunto l'esercito. Furgone in fiamme ad Aci Catena, causa dolosa, cause in via di accertamento, ma intanto si ripropone il tema della sicurezza. Cenere vulcanica, incaricata la Tecra di liberare le strade dai numerosi sacchetti ancora giacenti sui marciapiedi. Informazione di TG Reporter, benvenuti a questo nuovo appuntamento. All'interno di questo nostro telegiornale parleremo anche dell'autostrada Messina-Catania, dove è stata riaperta la tratta Tremestieri-Rocca-Lumera. Oggi, a causa delle avverse condizioni meteo, non ci sarà il pagamento del pedaggio. Riflettori poi su una giovane modella di Fiumefreddo, Laura Antonella Paradiso, unica siciliana selezionata per il calendario Curvy Love del fotografo bresciano Piero Beghi. E per lo sport invece parleremo di calcio a 5, vigilia di campionato per la Gri Plus, in cerca invece di riscatto Sicil Grassi e Stella Rossa. Apriamo però la prima parte del nostro telegiornale con il maltempo che dalla notte è ritornato a colpire la Sicilia orientale, colpite la zona del Siracusano, ma l'attenzione si mantiene alta per le prossime ore. Ciclone o uragano che dir si voglia, denominata Apollo, il primo certificato in area europea, almeno per quanto riguarda la provincia di Catania, a fronte di una pioggia insistente ma non fitta e non condita dalle tanto temute violente raffiche di vento, la situazione rimane sotto controllo, seppure tuttora sotto attenta osservazione costante. La protezione civile regionale, in ogni caso per la giornata odierna, per la Sicilia orientale ha disposto l'allerta rossa. Le zone per il momento più colpite a partire dalla scorsa notte sono state le aree delle province di Siracusa e Ragusa, dove si sono avuti una serie di allagamenti e rete viaria interrotta in diversi punti. Augusta in tal modo è rimasta isolata, con i vigili del fuoco impegnati per rendere così fruibili in entrata e uscita le arterie locali. Esondato un torrente nella zona di Brucoli, mentre poi risulta allagato il piazzale antistante e l'ospedale di Avola. A Siracusa allagata pure la via di accesso alla città per chi proviene dal capoluogo Etneo e poi i viali Emocrate e Epipoli. Una serie di arterie provinciali risultano impraticabili per la zona di Fontane Bianche Arenella e transito ridotto invece sulla Solarino Priolo. Sempre a Siracusa una famiglia è stata tratta in salvo in zona Pantanelli, era rimasta isolata e soccorsa con un gommone dai volontari della protezione civile. Diversi allagamenti vengono lamentati dal centro coordinamento soccorsi di Siracusa sulla tratta ferroviaria Priolo-Augusta-Siracusa-Melilli, tanto che Trenitalia ha disposto la sospensione del transito dei treni. Monitorati i fiumi Ciane e Anapo. Per quanto riguarda Catania, visto il forte rischio di moto ondoso elevato, il lungomare di Catania risulta interdetto alla circolazione, con gli ingressi che sono stati quindi presidiati dai carabinieri. Analogo discorso pure per i lungomari di Aci Trezzi e Aci Castello. Per quanto riguarda poi l'area catanese, sono stati una quarantina gli interventi svolti fra la notte scorsa e la mattinata odierna da parte dei vigili del fuoco. Il loro dispiegamento sul territorio è stato potenziato ulteriormente con punto di comando avanzato ricollocato in piazza Teatro Massimo. Sul campo sono presenti quindi 210 unità con dotazione pure di un mezzo anfibio, oltre alla disponibilità di attrezzature operative per contesti alluvionali. Su richiesta della Prefettura di Catania sono sopraggiunte ulteriori aliquote di militari dell'esercito, in questo caso provenienti da Foggia. In atto nella Sicilia orientale sono oltre 150 i comuni nei quali è stato istituito il COC, cioè il Centro Operativo Comunale per monitorare l'evoluzione della perturbazione. Nelle prefetture di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna sono stati attivati centri di coordinamento soccorsi, con tutto il sistema di protezione civile, composto da vigili del fuoco, corpo forestale, forza dell'ordine, prefetture e sistema ospedaliero sanitario, in preallarme, in costante contatto con la sala operativa della protezione civile istituita a San Giovanni la Punta.
Nonostante la situazione meteo sia stata meno pesante di quello temuta, l'invito è comunque quello a non abbassare ancora la guardia. E come hai sentito dal servizio, stamane arrivate diverse colonne mobili dell'esercito proveniente da Foggia per intervenire in caso di criticità, come stabilito dall'incontro in prefettura. Una di queste è giunta anche ad Acireale ad incontrarli il sindaco Ali e l'assessore Grasso. Come da previsioni annunciate, Apollo, questo è il nome dato al ciclone, da questa notte sta provocando un'intensa ondata di maltempo, soprattutto nella parte orientale della Sicilia. In tutti i comuni attivate le misure di prevenzione per intervenire in caso di eventuali criticità, come ad Acireale, dove poche ore fa è arrivata una squadra dell'esercito da Foggia, con mezzi adatti che sorvoleranno diversi punti critici insieme ai volontari della protezione civile. Ad incontrarli all'uscita della casella autostradale il sindaco Stefano Ali e l'assessore alla protezione civile Salvo Grasso per un briefing organizzativo. In queste ore continue riunioni anche adesso con l'esercito che sono arrivati con i mezzi per affrontare eventuali situazioni di criticità. Sì, eventuali, è importante, non c'è, in questo momento non ci sono criticità, però siccome è una colonna mobile che arriva da Foggia è stata fatta trasferire in tempi per avere la certezza di un eventuale intervento in caso di difficoltà, quindi non arrivare poi in ritardo a emergenza avviata. Quindi hanno portato dei mezzi movimento terra, hanno portato delle idrovore per eventuali allagamenti sia di scantinati sia possibili sottopassaggi, e quindi siamo preparati eventualmente a dover affrontare emergenze più serie, chiaramente non solo su Acireale, è stato scelto Acireale come luogo baricentrico anche per le zone a nord, Fiume Freddo, Giarre, Riposto e eventualmente a sud Catania. Quindi c'è una predisposizione, una preparazione a un'eventuale necessità di intervento che oggi in questo momento non è ancora necessario. Poco fa ho letto una nota dell'ingegnere Cocina che diceva che il maltempo è concentrato su Siracusa ma si sta spostando verso nord. Quindi vediamo come evolve la situazione. Sicuramente alle 16 c'è la pubblicazione del bollettino della Protezione Civile. In quel momento poi predisporremo se necessario delle ordinanze anche per organizzare la giornata di domani. La pioggia continua ad essere battente in città, dove anche oggi sono rimaste chiuse scuole e attività commerciali, escluse quelle di prima necessità. Continua l'attività del centro operativo comunale, dove a tal proposito è stato anche attivato il numero di emergenza 095 89 56 17. Ieri nel pomeriggio è stato attivato il COC, abbiamo fatto una riunione di coordinamento e tutta la notte siamo stati comunque allerta e vigili per eventuali problemi che ci potessero essere di ordine meteorologico. Fortunatamente è andato finora, non ci sono stati problemi, durante la mattinata ci sono state piogge più abbondanti, ma comunque è tutto sotto controllo. Adesso siamo qui e abbiamo accolto il convoglio dell'esercito e stiamo vedendo di ora in ora come si evolve la situazione. Siamo stati nella zona di Capomulini perché i torrenti Lavinaio, Platani e Peschiera chiaramente destano preoccupazione, quindi stiamo monitorando continuamente. Comunque tutto il territorio, in particolare le frazioni a mare, sono attenzionate. In questo momento però non ci sono stati chiamate di soccorsi da quelle zone? No, fino adesso no, c'è stato solo qualche piccolo problema in qualche strada, comunque niente di particolarmente preoccupante. Immagini di una città deserta con buona parte delle attività commerciali chiuse, come ordinanza ha disposto e che ci ha riportato un po' indietro, in un periodo quasi da lockdown. Ma rimanendo in tema di maltempo, a seguito anche del bollettino della Protezione Civile emanato ieri, dovrebbero riaprire domani gli hub, i punti vaccinali territoriali dell'ASP della provincia catanese, che su decisione del commissario Covid Pino Liberti oggi sono rimasti chiusi. Chiusi anche i drive-in per tamponi di Acireale e Catania. Ci adeguiamo alle indicazioni del
della Protezione Civile, ha affermato il commissario Covid Pino Liberti, a tutela degli utenti e degli operatori sanitari. Le previsioni meteo al momento impongono uno stop. Per questa ragione, di concerto con il direttore generale dell'ASP Maurizio Lanza e del direttore sanitario Antonino Rapisarda, abbiamo deciso di chiudere hub e punti vaccinali territoriali. Tutti gli utenti prenotati per la somministrazione del vaccino potranno recarsi negli hub e nei punti vaccinali territoriali quando saranno nuovamente operativi, senza dover fare una nuova prenotazione. Rimanendo in tema, però, in tema di maltempo, riaperta questa mattina la tratta Tremestieri-Rocca-Lumera, che nei giorni scorsi è stata interessata dalla caduta di un masso rotolato sulla carreggiata, sulla A18 e la A20. Il passaggio sarà libero, non è infatti necessario il pagamento del pedaggio al casello. A18 e A20 esenti da pedaggio dalle 8 di stamattina. In considerazione delle avverse condizioni meteorologiche e delle allerte diramate per il territorio siciliano, per tutta la giornata è stato disposto infatti il libero passaggio ai caselli, dove dunque non sarà necessario fermarsi per il pagamento. La A18 nel tratto fra Roccalumera e Messina Tremestieri è stata riaperta alle 10. La chiusura era stata disposta per motivi di sicurezza a seguito della caduta di un masso di un paio di quintali scivolato dalla collina che sovrasta l'arteria all'altezza del comune di Scaletta dopo le intense piogge cadute tra domenica e lunedì scorso. La roccia rotolando aveva invaso la corsia di valle sulla quale vigeva il doppio senso di marcia, mentre la corsia di monte era chiusa per degli interventi di rifacimento del manto stradale. Da qui la decisione di accelerare repentinamente i lavori di bitumazione di circa 3 km, triplicando i turni in cantiere al fine di garantire nel più breve tempo possibile la riapertura della tratta autostradale. Finisce l'invasione dei mezzi sulla statale 114 e nei paesi della zona ionica. Gli automobilisti in autostrada viaggeranno per 8 km in corsia unica per superare il tratto di carreggiata interessato da una frana. Nel frattempo proseguono gli interventi dei rocciatori che, con l'ausilio di mezzi meccanici, raggiungeranno il costone trasportati da elicotteri. Nel giro di un mese dovranno mettere in sicurezza la parete apponendo una rete di oltre 150 metri lineari. Al termine potrà essere riaperta in sicurezza anche la carreggiata di valle, permettendo di viaggiare regolarmente su entrambe le corsie. Adesso ci fermiamo per un primo stacco pubblicitario, ci ritroviamo subito dopo con le altre notizie del nostro telegiornale. Come eravamo? Rassegna di eventi del passato. Nel mese di ottobre, sabato 30, le Fiere di Ottobre, Fiera del Giocattolo o dei Morti e Ottobrata di Zafferana. Come eravamo? Storia del nostro passato, a cura di Mario Musmeci e Giulio Vasta. Tutti i sabato in prima serata alle 21.10, in replica domenica alle 17 e il martedì alle 23 su Etna Channel, canale 115 del digitale terrestre. Il centro analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Test sierologico degli anticorpi Covid-19 autorizzato dal Ministero della Sanità. Leotta Ceramiche. Storia d'arredi da oltre 50 anni. Leotta Ceramiche, da sempre solo prodotti di alta qualità per arredare e rendere più confortevole la tua casa. Oggi abbiamo ampliato il settore dell'arredo casa, offrendo oltre a ceramiche, rubinetterie sanitari, parquet, tendaggi, tessuti, carte da parati, infissi e porte. Ci trovi in via Sclafani, a 500 metri dal casello autostradale di Acireale. Aperti dal lunedì al sabato. Leotta Ceramiche, la tua casa è il nostro orgoglio. We'll be right back.
Marchi Ottica e Fotografia Oxo, ad Acireale, in Corso Italia 18A e B. Prenota il test visivo gratuitamente, quest'anno fino al 20 novembre. Da giovedì 28 ottobre, OVS Kids a Cicatena aspetta i più piccoli. Locali rinnovati e più accoglienti di prima, con tutti i nuovi arrivi. OVS Kids, moda giovanissima, ad Acicatena, in via Vittorio Emanuele 1416. Dal corredo 00 ai 14 anni. Farmacia Cipriani, se hai bisogno, noi ci siamo. Questa settimana, dal lunedì al venerdì, orario continuato 8.30, 20.30. Sabato e domenica, aperto con sospensione solo nella pausa pranzo. Farmacia Cipriani, nel centro del centro storico di Acireale, in corso Umberto 130. Per info 095 60 11 85. Pianeta Mare, il pesce, come lo volete. Fresco appena pescato, pronto cuoci o direttamente cucinato. Scegliete voi. Siamo specialisti nella sfilettatura, fidatevi. Se gustate i sapori del mare, siete approdati nel pianeta giusto. Frutti di mare, pescato giornaliero, stocco e baccalà, sughi preparati, marinati e piatti espressi. Gastropescheria Pianeta Mare, di Carmelo Trovato, via dei Casali di Aci 6, Aci Platani. Per info 095 1695 1605. Servizio a domicilio, forniture per ristoranti e comunità. Pianeta Mare, un mare di piacere a tavola. Il mondo si merita di più. Meno giri a vuoto e più carica. Meno noia e più coraggio. Less Normal, More Mocca. Nuovo Opel Mocca. Benzina, diesel o 100% elettrico. Continuano gli incentivi statali. Nuovo Mocca è tuo da 199 euro al mese. TAN 595, TAEG 7,42. Info su opel.it. L'energia di domani è Opel. Simply Electric. Concessionaria Opel Gidauto. A Riposto, sulla strada statale 114, chilometro 70,78. E a Catania, in via Vitaliano Brancati. Home Store. Sentirsi a casa. Home Store, Home Store. La casa qui per voi. Nuovi arrivi autunno-inverno. Nel reparto home, tendaggi, lenzuola, trapunte. Novità. Grande scelta sull'abbigliamento uomo, donna, bambino. Le calzature, l'intimo, gli accessori. Home Store, Home Store. L'abbigliamento e l'intimo. Oltre a ciò che desideri per la cerimonia. Home Store ad Acireale. Ingresso da Viale Cristoforo Colombo 46 o da Via Sclafani 59. Home Store. Sentirsi a casa. Aperto anche la domenica. Ampio parcheggio. Scarica la nuova app di Radio Etna Espresso. Vai su Apple Store o su Play Store e digita Radio Etna Espresso. Potrai seguire in diretta la radio o Etna Channel TV, scegliendo attraverso canali. Portaci con te in tutto il mondo. Siamo online 24 ore su 24. Con noi la differenza si vede e si sente. Ad Acicatena, furgone in fiamme, probabile atto vandalico che ripropone il tema della sicurezza in città. Furgone in fiamme ad Acicatena, dove nelle prime ore del mattino sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per spegnere il fuoco esattamente in via Scale Sant'Antonio. Un fenomeno, quello dei roghi di auto, che sembra non arrestarsi. Cause dolose o per motivi ancora in via di accertamento, fatto è che la questione ripropone il tema della sicurezza in città, con i cittadini catenoti stanchi di assistere a continui furti e danneggiamenti ai veicoli posteggiati in giro per la città, atti vandalici che si manifestano nelle ore notturne o alle prime luci dell'alba, fasce orarie in cui le forze dell'ordine locali non sono ancora in servizio. E così si moltiplicano le richieste dei cittadini che chiedono più sicurezza, sollecitando l'installazione di impianti di videosorveglianza in tutte le zone del comune e di prolungamento degli orari di servizio della polizia locale. Richieste lecite a cui il primo cittadino, Nello Oliveri, non si è sottratto. Confermando la carenza di forze dell'ordine locali, conferma di aver già richiesto agli enti di competenza dei fondi da destinare all'installazione di questi impianti di videosorveglianza. Aspettando i finanziamenti, cresce però la preoccupazione. E
E a proposito di AC Catena, nei giorni scorsi abbiamo registrato le lamentele di consiglieri comunali e residenti della zona Cubisia per i disservizi idrici che si sono verificati in tutto il quartiere. Stamane le buone nuove comunicate dal comune è stata ultimata nella tarda mattinata odierna. Viene comunicato l'ultima fase di montaggio della nuova pompa di rilancio al Pozzo Torrisi. Già operativa in atto, sta pompando acqua al serbatoio di Tavolone e dopo il riempimento di un certo quantitativo nelle ore pomeridiane l'acqua tornerà dai rubinetti nei quartieri di Cubisia, Pigno, Sanità e Santa Lucia. L'amministrazione, si legge ancora nella nota, si scusa con la cittadinanza interessata dal disservizio, ma il danno era molto più serio di quanto era emerso dall'ispezione del primo momento. Pertanto il lavoro di ripristino e riparazione è stato curato in maniera tale da non ripetersi nell'immediatezza, risolvendo così un problema annoso. Insieme alla pompa di rilancio, prosegue la nota, è stato montato un nuovo quadro elettrico che si spera possa resistere meglio ai fattori esterni che nel recente passato hanno causato spesso e continuo disagi enormi alla popolazione. La cronaca: si introducono in un padiglione dell'ospedale Cannizzaro e forzano distributore di bevande rubando l'incasso. I poliziotti del commissariato sezionale Borgognina hanno indagato in stato di libertà due persone, entrambi trentenni, per il reato di furto aggravato in concorso consumato all'interno dell'ospedale Cannizzaro di Catania. I fatti risalgono allo scorso 27 luglio, allorquando i due, durante le ore notturne, dopo essersi intrufolati furtivamente all'interno di un padiglione dell'ospedale Cannizzaro ed aver forzato un distributore di bevande ed alimenti, si impossessarono delle monete qui contenute. Gli autori del furto però furono ben presto individuati e riconosciuti attraverso l'analisi del sistema di videosorveglianza dell'ospedale e conseguentemente indagati in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso. I carabinieri di Giarre hanno sorpreso un giovane malvivente, un 19enne catanese intento a rubare all'interno del chiosco di piazza San Camillo nella borgata giarrese di Peri. I militari lo hanno bloccato in piena notte mentre rovistava all'interno del piccolo esercizio che si affaccia sulla statale. È stato condotto in caserma e arrestato per furto aggravato. Parliamo adesso di cenere vulcanica. Il comune di Acireale affida risorse alla Tecra per liberare le strade dalla cenere vulcanica, affidati infatti i lavori di rimozione dei numerosi sacchetti ancora giacenti sui marciapiedi. I numerosi sacchetti di cenere vulcanica depositate da tempo dai cittadini sui marciapiedi saranno finalmente rimossi? Ad Acireale il dirigente del settore di protezione civile, ingegner Giuseppe Torrisi, ha firmato una determinazione dirigenziale con la quale affida alla Tecra, che già espleta il servizio di igiene ambientale in città, il servizio di raccolta dei sacchetti di cenere, servizio per il quale sono state impegnate risorse di poco superiore ai 26.000 euro. Il settore di protezione civile, in relazione alle emergenze che sono venute a determinare, si è provveduto nell'immediato, in relazione a ogni emergenza, allo spazzamento delle vie pubbliche con affidamenti che vi sono stati alle varie ditte. Quello dei problemi dei sacchetti è un'attività complementare e supplementare rispetto all'attività ordinaria della protezione civile, che si intende affidare alla ditta Tecra, perché è già affidataria del servizio di raccolta. È un'attività che va fatta, anche se non ha la caratteristica della somma urgenza, però è chiaro che va andata avanti. Avevo firmato un provvedimento dopo la ricerca dell'impegno di spesa, quindi nei prossimi giorni inizierà questa attività relativa alla raccolta dei sacchetti da parte della ditta affidataria del servizio di igiene ambientale, a cura che sarà a cura della sorveglianza del settore ambiente, che già esplita tali attività per gli altri servizi. Al via dunque la rimozione dei sacchetti. La presenza degli stessi, oltre a rappresentare un problema di decoro urbano, favorisce l'insorgenza di discariche e rappresenta un potenziale pericolo per la viabilità, visto che con le piogge di questi giorni la cenere si riversa su tutte le strade del territorio comunale. Ad essere interessate saranno tutte le strade, sia dal centro che delle frazioni.
Noi impiegheremo delle squadre tipo o in relazione alla tipologia dell'intervento, se occorre il bobcat, se occorre il camion, ma ritengo sia su tutto il territorio, compreso le frazioni. Al centro si respira maggiormente perché chiaramente stiamo parlando di densità maggiore abitativa e quindi probabilmente uno se ne rende conto tutti i giorni e quindi c'è questa emergenza, ma secondo me è diffusa su tutto il territorio. Sperando sempre nella, come dire, clemenza dell'Etna. E questo ce l'auguriamo su tutti, perché anche sabato scorso c'è stata una situazione antipatica, poi fortuna per Acireale, sfortuna per altri enti è caduta altrove, però questa è un'emergenza. Noi il territorio di Acireale è stato colpito un 4-5 volte da febbraio a quest'anno e abbiamo impiegato diverse risorse in tante occasioni. Ci fermiamo ancora per un altro stacco pubblicitario, a tra poco. Scarica la nuova app di Radio Etna Espresso. Vai su Apple Store o su Play Store e digita Radio Etna Espresso. Potrai seguire in diretta la radio o Etna Channel TV, scegliendo attraverso canali. Portaci con te in tutto il mondo. Siamo online 24 ore su 24. Con noi la differenza si vede e si sente. Gaspari Carni, un'azienda familiare al servizio della qualità a tavola. Curiamo i bovini nel nostro allevamento, nutrendoli in modo naturale, direttamente. Garantiamo i migliori tagli per le esigenze richieste. La salsiccia in varie specialità, semplice, condita o al finocchietto. E giornalmente tanti prodotti pronto cuoci, con una grande scelta di involtini squisiti. Su richiesta falso magro, pollo ripieno o qualsiasi specialità che desiderate. Gaspari Carni, ad Aci Sant'Antonio in via Roma 2830. Locali sanificati costantemente. Sapori e bontà. Se volete comprare un'auto nuova, prima di tutto garantitevi l'assistenza diretta. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Aci Reale. Venite a scegliere tra la vasta gamma di autoveicoli quella che cercate. Vi garantiamo finanziamenti agevolati, attuazione dell'offerta in atto dalle case madri, servizio assistenza, ricambi ed accessori originali, vettura sostitutiva in sede. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Aci Reale, in via Loreto Balatelle 144. Per qualsiasi informazione 095 76 51 805. Prime emozioni, dal corredino neonati all'abbigliamento fino a 12 anni. Vieni a provare capi e convenienza. Prime emozioni, grande assortimento di abiti per cerimonia anche personalizzati e su misura. Adidas, Puma, Pyrex, Paris Hilton, Dutch e tanti altri marchi importanti. Prime emozioni. Siamo ad Acireale, in via Salvatore Vigo 116. Fatti un piccolo regalo destinando il 5 per 1000 alla Misericordia. Perché la Misericordia sei anche tu. Dona il tuo 5 per 1000 per la nostra comunità, per aiutarci ad aiutare. Anche in questo tempo di pandemia, le Misericordie sono al tuo fianco. Ora puoi fare anche tu la tua parte. Aiutaci ad aiutarti. Dona il tuo 5 per 1000 alla Misericordia di Acireale. Dal 1979, al servizio della vita. Scegli il sostegno del volontariato scrivendo il codice fiscale 810 057 30 874. Grazie di cuore. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad Acireale. Seguici anche su Facebook. Farmacia Gallo. Il mondo della farmacia sta cambiando. Matt, che fu che è successo qui? Aiuto! E chi è me mondasso già tutte cose?
E io pensavo che stavo sognando, ma questa è realtà, questa è magnificenza! È un sogno, la Sicilia traslochi! Smontiamo, rimontiamo, imballiamo, trasportiamo, modifichiamo mobili e cucine nei nostri laboratori in tempi rapidi. Viaggi settimanali da e per il nord. Copertura assicurativa e la massima professionalità sul lavoro. Ma dove vai se la Sicilia traslochi non ce l'hai? Se avete scelto l'Etna come meta, volete godervi la neve? Passando per Lingua Glossa, fermatevi al Garden Bar. Lo trovate di fronte alla villa, in via Roma 216. Garden Bar, dalla scuola pasticcera Acese. Centinaia di prodotti buonissimi da gustare in ogni momento della giornata. Dalla colazione con le esclusive raviole di ricotta, alla tavola calda. Dalla rinomata cioccolata calda, agli aperitivi. Pasticceria con produzione giornaliera. Angolo riservato alla vendita di articoli per fumatori. Se passate per Lingua Glossa, vi aspettiamo al Garden Bar in via Roma 216. Fermatevi. Stasera al teatro, rassegna di opere teatrali realizzate da compagnie locali. Tutti i mercoledì sera, in prima serata, ore 21:10. In replica il venerdì pomeriggio, ore 16, e la domenica alle 23, su Etna Channel. Stasera al teatro. Una siciliana selezionata per il calendario Curvy Love del fotografo bresciano Piero Beghi, un sogno che si realizza per la giovane che al contempo vuole far passare un messaggio contro il body shaming. Laura Antonella Paradiso ha 25 anni, da sempre vive a Fiumefreddo di Sicilia, ove lavora in un'edicola tabacchi del centro storico. Ha conseguito il diploma alberghiero, indirizzo tecnico turistico e attualmente sta frequentando un corso per operatore sociosanitario. Sin da bambina coltiva il sogno di farla modella. Occhi cerulei pieni di gioia e speranza, lineamenti dolci, sorriso contagioso, Laura è una ragazza acqua e sapone. Si definisce semplice, ma sa quel che vuole. Diventare una modella curvy non è solo un'aspirazione, ma un modo di combattere le discriminazioni e il body shaming e di far passare un messaggio importante. Bisogna apprezzare le donne per le loro qualità e non in base alla taglia. Una giovane siciliana che è stata selezionata, appunto unica siciliana, per un calendario da un fotografo di Brescia. Diciamo, Laura, come hai saputo di questa selezione e perché hai deciso di aderire? Io ho deciso di aderire a questo progetto del fotografo bresciano Piero Beghi. Il tutto è iniziato un anno fa, in piena pandemia, che seguendo varie pagine su Instagram mi è venuto, ho partecipato a un concorso, a un casting, ho vinto questo casting, ho vinto uno shooting con il fotografo Piero Beghi. Lui si occupa proprio della fascia delle categorie curvy e plus size e mi ha parlato proprio del suo progetto, del calendario. Questa è la terza edizione che è Curvy Love. Partecipato alle selezioni esattamente il 28 agosto ed erano più di 50 modelle e io sono stata l'unica del sud a partecipare. Sono stata presa, sono la più giovane e l'unica del sud. Il fotografo Beghi vuole trasmettere un messaggio preciso. Viviamo in una società piena di stereotipi che la donna deve essere per forza perfetta, deve avere una certa taglia per sfilare, per farsi fotografare o anche semplicemente per camminare, far parte della società, come se i chili di troppo rappresentassero le qualità di ogni persona. Non è così. Ogni donna ha una propria qualità e deve essere rispettata per quella che è e non sono i chili di troppo a determinare una persona. Io spero e combatto ogni giorno contro questi stereotipi perché ho avuto nel mio passato violenza verbale,
bullismo verbale in tutti gli aspetti, a relazionarmi anche con determinate persone sul campo lavorativo, e diciamo che il mio corpo mi ha ristretto tante vedute. Ho avuto tante porte in faccia, io ho avuto un cambiamento radicale nella mia vita, quindi l'ho subita al doppio. Io da una XXS sono passata a una XXL, quindi abitando anche in un paesino piccolo, persone me lo evidenziavano tutti i giorni. Questo traguardo è anche una rivincita per Laura. Le ferite inferte dai pregiudizi e dalla violenza verbale non si sono del tutto rimarginate e bruciano ancora, ma essere stata selezionata unica siciliana per il progetto del fotografo Piero Beghi è per la giovane un punto di partenza che le fa credere che alcuni stereotipi di bellezza femminile possano via via scomparire e lasciare spazio alla personalità e alle tante sfumature della bellezza. Nonostante la situazione al momento sia più tranquilla, le vie dei tesori ha scelto di annullare il prossimo weekend del Festival a Catania in segno di solidarietà alla città e di rispetto delle vittime. Questo weekend sarà recuperato il successivo, ovvero sabato 6 e domenica 7 novembre, un fine settimana dal programma più piccolo durante il quale apriranno le porte 18 siti. Adesso lo sport, calcio a 5, impegno sulla carta agevole per l'Agril Plus in cerca di riscatto Sicilgrassi e Stella Rossa. Nell'Agril Plus siciliane probabilmente nessuno avrebbe immaginato alla quarta giornata di campionato di disputare un testa coda, e a maggiore ragione che la testa fosse occupata proprio dai Granata. Sì, perché SIAC Messina Agriplus Acireale rappresenta un vero e proprio testa coda, con l'Agriplus in testa a 7 punti in coabitazione con il Palermo e il Lamezia, e reduce da 2 vittorie consecutive. Una squadra in salute dal punto di vista fisico e mentale soprattutto. Ad attendere la squadra di Mister Bosco ci sarà però una SIAC Messina ancora a 0 punti, con un gol fatto e 13 subiti. Sulla carta il match appare scontato, ma in casa Granata si vuole rimanere con i piedi ben saldi per terra, senza sottovalutare l'avversario. Domani, calcio d'inizio fissato alle 16 al Palamini di Messina. Si scende in campo anche in Serie C2 Girone C, con la Sicilgrassi, che riceve al Palavolcan la polisportiva Nicosia, calcio d'inizio alle 16. Gli acesi, dopo la sconfitta beffa di sabato scorso sul campo della Vigor per 2-1, vogliono tornare alla vittoria per dare una svolta decisiva alla loro stagione, fin qui troppo discontinua, con soli 3 punti ottenuti in 4 giornate. Di umore totalmente opposto c'è la Stella Rossa, che viaggia sul campo dell'altra squadra di Nicosia, il Futsal Nicosia, con calcio d'inizio anch'essa alle 16. Gli ospiti, dopo aver subito una rimonta incredibile contro il San Nicolò, dal 4-1 al 4-4 in 10 minuti, vogliono riprendere il cammino netto interrottosi appunto sabato scorso, che aveva portato 3 vittorie in 3 giornate. E chiudiamo dando uno sguardo alle previsioni meteo per domani. Giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, le temperature oscilleranno tra i 15 e i 19 gradi, venti tesi, mare molto mosso. Tutto per questa edizione, prossimo appuntamento con l'informazione di TG Reporter in onda domani a partire dalle 13.40. Grazie per essere stati con noi.